come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università. Consideriamo adesso altri composti, altri alcol, con catene più lunghe e soprattutto con anche dei sostituenti alchilici per evitare. Viviamo un composto qualsiasi. Qui mettiamo il gruppo H. Consideriamo questo banco. Intanto completiamo con gli idrogeni CH3, CH2, CH, CH3, CH3, CH2, CH2 e CH3. Quindi consideriamo, abbiamo detto, come negli alcani chemici, la catena più lunga. Naturalmente deve passare sempre, poi c'è gruppo alcolico. Quindi se abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi questa è la catena più lunga. Da dove comincia a contare? La regola è sempre quella. Dall'estremità, dove dobbiamo dare il numero più basso alla posizione del gruppo alcolico. 1, 2, 3, da questa parte in posizione 3. 1, 2, 3, 4 e 5, quindi cominciamo a contare da questa parte. Numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi è già un eptanolo. Però abbiamo, vediamo, gruppi sostituenti. Abbiamo un CH3 qua e un altro CH3 qua, dei gruppi, due gruppi metilici. Per dare il nome si parte prima dai sostituenti, queste classi sono dello stesso tipo, quindi abbiamo 4, 4 dimetil andiamo adesso a vedere la posizione del gruppo alcolico, è in posizione 3, quindi scrivo, mi ha detto 4-4, dimetil, 3, 7 atomi, quindi il metanolo, 3 e 9. Continuiamo a fare altri esempi sulla nomenclatura degli atomi. Scriviamo. Allora, questo è un altro, consideriamo sempre la catena più lunga, naturalmente, da dove passa sempre il gruppo funzionale, il gruppo H, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, è la catena più lunga, si comincia a numerare da sinistra verso destra perché il gruppo alcolico è più vicino, qui è in posizione 2. Se vado a contare dall'altra parte, posizione 1, 2, 3, 4. Quindi questa è la numerazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Naturalmente questi sono dei gruppi alchilici sostituenti. Allora, comincio. Intanto vado a vedere dove è la posizione di questi due gruppi alchilici, che sono due gruppi metilici. Quindi lo chiamo 3-3 dimetil, vado a vedere la posizione del gruppo
al corpo in posizione 2, 2, 5 atomi di carbonio e derivano dal pentano, quindi 2 pentanolo. Facciamo un altro esempio. Viviamo. Mettiamo il gruppo H, andiamo a completare con gli idrogeni, CH3, che rimane così, CH2. Andiamo a numerare la catena più lunga, e questo 1, 2, 3, oppure 1, 2, 3, comincia a contare da questa parte, c'è il gruppo A, 1, 2 e 3. Quindi questi sono dei gruppi alchilici, due gruppi metile di nuovo. Quindi io vado a fare, a scrivere 2 dimetil uno due tre propanolo. Altro esempio, abbiamo qui un esempio più complesso. Allora, per prima cosa, individuare la catena più lunga, sempre deve passare per quest'atomo di carbonio, cioè legato in gruppo A, quindi già possiamo partire di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, riproviamo dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi questa è la catena più lunga. Tutti gli altri sono dei gruppi sostituenti. Questo e quest'altro. Da che parte iniziamo a contare? Da qui o da qui? È evidente, da questa parte. 1, 2 e 3, perché gruppo H è in posizione 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a fare il 9. Allora abbiamo due sostituenti, un gruppo metile e un gruppo etile. In questi casi, anche se questo viene dopo, si fa sempre in ordine alfabetico. Questo è un gruppo etile, viene prima del metile. Quindi iniziamo da 5 etilo, 3 metilo, 3, 9 atomi di carbonio, quindi nonanolo. Siamo? Facciamo quest'altro. Catena più lunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anche qui. Allora consideriamo questa lineare che è più comoda. Cominciamo a contare naturalmente da sinistra perché è in posizione 3, più vicino. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi un eptanolo. Allora abbiamo questo gruppo sostituente e questi altri due gruppi metilici. Allora, due gruppi, tre gruppi di cui due uguali, uno diverso, cominciamo in ordine alfabetico da questa parte, quindi 5 etil, 2, 3 dimetil,
3 etanolo. Lo scrivo di sotto. Naturalmente abbiamo anche degli alcol aromatici, l'abbiamo già incontrato quando abbiamo fatto il benzene sui derivati. Vi ricordate? Questo è un derivato del benzene, un alcol aromatico, il fenolo. Oppure anche sempre a struttura citrica, derivato dei cicloalcani. Questo è il cicloesanolo. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce.